c'è mai stata un'apertura ai 5 Stelle? Ho letto anch'io di queste cose, c'è stato il riferimento a quanto il capo dello Stato aveva detto, ma non era nei termini, la prima direzione del PD aveva già chiuso. L'ha detto lo stesso Martina che non c'è questo aspetto, c'è un aspetto un po' di attesa, ma non era mai avvenuto questo fatto. Però la direzione, mi scusi, era stata convocata per parlare dell'idea di sedersi o meno a tavolo di 5 Stelle, non si è parlato di questo, si è parlato più di questioni interne. Ma l'ha detto Martina che non c'era più questo aspetto, non l'hanno detto altri, quindi se lui ha dato a intendere che era per un altro motivo, è stato lui a dire che questo dialogo non esiste. Quindi... Però secondo lei quanto ha pesato in quello l'intervista che Renzi fa domenica sera, di base chiudendo prima ancora che si inizi l'ipotesi, qualsiasi ipotesi trattativa? Secondo alcuni ha pesato molto, secondo altri no, nel senso che il mandato elettorale del PD era chiaro, ma soprattutto il mandato della direzione precedente era chiaro. Ci ha sorpreso l'entusiasmo di Fico, che evidentemente aveva ascoltato un discorso diverso da quello che è stato fatto dal capo dello Stato. Quindi secondo me è stata anche un po' una bolla. Il PD è rimasto sulla stessa posizione dell'altra volta, la direzione ha detto no la prima volta e dice no la seconda. Chi ha vinto stasera? Non c'è stata partita, nel senso è una serenità olimpica. Io ero un po' che non venivo alle riunioni e sono venuto perché ho letto di tutto questo grande entusiasmo, ma... Ho trovato un dibattito molto sereno e tranquillo. Non... Ma diciamo che ha vinto la linea di Renzi. Ma non c'è la linea di Renzi, è la linea degli elettori del PD, la linea della prima direzione del PD, la linea del segretario Martina, coincidono perfettamente. Martina si è presentato stasera a dire che non c'è l'ipotesi di trattare con Di Maio. Ma non c'è mai stata, nel senso che noi abbiamo fatto una campagna elettorale che abbiamo perso contro Di Maio. Quindi sarebbe abbastanza curioso che improvvisamente... abbiamo ritenuto interlocutore chi era nostro avversario. Sarebbe coerente e la cosa giusta da fare se Renzi si ricandidasse alla segreteria? Ma Renzi si è dimesso e quindi anche se io ritengo che poteva evitare le dimissioni, nel senso che nel PD tutte le volte che abbiamo perso le elezioni politiche, cioè sempre da quando è nato, il segretario si è dimesso e la volta dopo le hanno perse e quindi c'è un po' la maledizione della prima luna, avendo scelto di dimettersi, scelta che rispetto e non condivido, dubito conoscendolo che voglia ricandidare. Può essere invece Gentiloni la figura in grado di riunire? Gentiloni è una persona di straordinaria capacità e se vorrà impegnarsi dopo il grande impegno che ha avuto in un'altra cosa, immagino che nessuno abbia da dire sulla sua figura, però non se ne è mai parlato di questo. Lunedì cominciano le consultazioni, quale sarà la proposta del PD?